Sì, io credo che il film appunto sia anche di aiuto e sia veramente uno dei film che personalmente mi hanno fatto più riflettere tutti quelli che abbiamo visto nella mia storia, proprio su questa questione, sul fatto appunto del danno che va a provocare anche uno, appunto, anche il nostro tipo di scelta, perché certamente siamo noi, c'è anche gente che sceglie di non inserirsi su queste piattaforme, sulle varie piattaforme. Secondo me, io ho tutta la stima di queste persone. Tra l'altro, anch'io, comunque, fondamentalmente, io faccio solo un'attività promozionale in fondo, anche sui social. Praticamente, non pubblico post quotidianamente su varie cose, eccetera, eccetera. Semplicemente, io da tempo promuovo i brevi e le anteprime dei miei video e poi invito a vederli su YouTube. Io questo faccio, questo è l'uso ormai che faccio dei social. Ma l'unica cosa, secondo me, importante sono i messaggi. Ovviamente non perché solo messaggi virtuali, messaggi anche per poi, insomma, poi vedersi le persone fisicamente, ma appunto sono comunque importanti anche quelli di WhatsApp, ad esempio, perché comunque ci permettono di appunto parlare con le persone, insomma, rispetto a prima e mantenerci più in contatto. Quindi, secondo me, per quanto riguarda la messaggistica, ecco, per esempio, secondo me è una cosa importante, certo, come tutte le cose, poi è un problema quando si va a finire nell'eccesso, ecco, questo sì, però secondo me la messaggistica è superiore ai social in generale. Però appunto interessante quell'idea per cui poi si diventa schiavi, Truman alla fine lo capisce, sapete chi ha visto il film, lo sa, insomma, è inutile dire cose per cui pochi magari non l'hanno visto, non voglio spoilerare, però comunque sì, anche c'è cioè, molto Platone, il fatto di uscire dalla caverna, insomma. Veramente, perché purtroppo alla fine è più. Comunque, mi interessava solo ricordare l'importanza di questo film, appunto per me, ma anche oggettivamente, che è un film di importanza mondiale, oggettiva. Tra l'altro, ho sentito qualche giorno, ho letto proprio ieri di sfuggita che Jim Carrey ha dichiarato che, appunto, sapete, il grande attore protagonista del film. Tra l'altro, ci sono anche le foto con Jim Carrey e David Lynch, abbiamo visto qualche giorno fa. E se non sbaglio, Jim Carrey sostiene anche la sua fondazione di meditazione. Comunque, ho letto di sfuggita che Jim Carrey ha dichiarato che sarebbe interessante girare un sequel nel film. E sì, però, per come la vedo io, i sequel sono sempre, e i remake soprattutto, penso ai remake Disney. Tra l'altro, Martin Scorsese sarebbe d'accordo con me, soprattutto sulla questione Marvel, su cui si è scagliato, cosa ho ripetuto già molte volte. Considerando che non vero cinema, e tra l'altro sono schierati con lui anche molti registi. Comunque, sì, Jim Carrey sarebbe interessante, però secondo me, appunto, come tutti i sequel, sempre avrà delle mancanze. Vedasi pure il quarto capitolo di Matrix, che ancora non ho visto, però certamente da quello che ho letto, a quello che ho sentito, è certamente inferiore alla trilogia, soprattutto al primo film, che cioè il primo film è superiore agli altri due capitoli, in particolare Revolutions. Secondo me, in assoluto, i primi due Matrix sono il primo e poi un po' il secondo, che anche il secondo ha dei dialoghi fenomenali, sono i più due grandi film della trilogia. Comunque, tecnicamente, andando sui pezzi da stira del film, sì, oggi spero di farcela, dovrebbe appunto, e mi fermo un attimo con Bach, gli ultimi due pezzi per lui penso li caricherò la settimana prossima. Comunque, oggi, se tutto va bene, penso più in serata però. Spero, massimo, non, comunque non oltre stanotte, cioè domani notte, martedì notte, dovrei caricare il primo dei quattro, tre, forse anche quattro, come ho detto prima, pezzi interpretato dal film. Non so in realtà però quale effettivamente caricherò, quindi in realtà non posso parlarne tecnicamente, però comunque se vedete il titolo poi ovviamente capirete che pezzo si tratta, per cui poi nel dettaglio. Ecco, altre informazioni tecniche, andate a fare riferimento alla descrizione del video. Comunque, i tre pezzi, comunque li cito, appunto non so l'ordine, ancora devo decidere, ma sono praticamente Father, Kolb e Spreaking, non so come si pronuncia esattamente quest'ultima parola, Preaching forse, Raising the Sail. Alzando la vela, tra l'altro, bellissimo significato. Praticamente un pezzo di una delle scene finali, cioè questi due pezzi sono entrambi la scena finale quando diciamo Truman scopre la verità. E poi Truman Sleeps,
altro grande pezzo, ma comunque penso che chi conosce un po' il film sa questi pezzi in che momenti si trovano. E diciamo di questi tre, forse proprio quest'ultimo, è il più importante per me, ma io credo anche oggettivamente a tante altre persone. Sì, diciamo è un pezzo vero straordinario, ha un significato molto importante per me, è uno di quei pezzi che, diciamo, senza i quali poi non potrei più concepire la mia esistenza. Tra l'altro il compositore di questi tre pezzi, due sono di Philip Glass, è un grandissimo compositore, però purtroppo io in realtà non è che lo conosca veramente in modo approfondito, quindi questa è una mia grande mancanza, perché appunto lui è davvero un grande compositore, ma prima o poi lo approfondirò molto di più. E sì, appunto, sono tentato di mettere come primo questo mezzo, ma in certo senso di questi tre vorrei lasciarlo alla fine. Però non lo so, comunque li ho citati, adesso comunque ne siete a conoscenza. Vedremo un po', vediamo come decido al momento. E poi un quarto pezzo ci dovrebbe essere, che in realtà è un pezzo di musica classica che si sente appunto, diciamo, nel film. All'inizio, se non erro, insomma, non è la scena iniziale, ed è attenzione, non facciamo mai errore, che in genere si dice marcia turca, assolutamente no, è il rondò alla turca KA 331 di Mozart. E sostanzialmente sì, si sente nella scena iniziale del film. E diciamo che questo è un pezzo che tanti anni fa io lo vedevo come un'impresa suonarlo al pianoforte, mi ricordo. Quando lo ci provavo a livello personale, perché noi lo suonavamo, nei tempi in cui suonavo il pianoforte, la mia insegnante, avevo molta difficoltà nel suonarlo. Stranamente mi sono reso conto, e poi invece riprendendolo, di questi tempi, quindi in questi giorni, diciamo, l'ho trovato molto semplice. Probabilmente si tratta anche di una mancata maturità allora, comunque avevo 13, 14, insomma, quegli anni lì. A parte certe cose tecniche, soprattutto la mano sinistra, non più complicato per la mano sinistra, come sapete. Tra l'altro ieri il pezzo di Bach, c'è una sola versione che ho caricato, solo la mano sinistra, anche difficile suonare in quel modo. Dicevo, però mi sono reso conto che, insomma, comunque non è poi così complesso. Comunque, vedremo, questo lascerò forse alla fine, più che altro per un'importanza della musica classica, non per un fatto personale, perché il pezzo vorrei lasciare alla fine, ma che è più importante per me, ripeto, è forse proprio Truman Sleeps. Ma comunque vedremo un po' come deciderò. Ah, però sì, di questi tre compositori, se permettete, in realtà due parole le vorrei spendere anche per Wojciech Kilar, che appunto forse è quello che conosco un po' meglio dei tre, anche se il terzo ricordo, ripeto, non me lo ricordo in questo momento. Comunque Wojciech Kilar, in particolare c'è un pezzo tratto dal finale di un film, A Nona Porta, di Roman Polanski, che sicuramente qua avranno visto in molti, ma consiglio sempre a quei pochi che l'hanno visto. Roman Polanski, insomma, si sa l'importanza del regista. Diciamo, non lo devo dire certo io, anzi sono l'ultimo a doverlo dire. Gran film con Johnny Depp, Emanuel Sänger, tra l'altro mi sapete, la moglie di Roman Polanski. Film fantastico, thriller, insomma, comunque gran film tratto dal club di Ma e dal club di Umaa, anche se in questo momento non ricordo lo scrittore. Tra l'altro le scene finali mi ricordo anche Eyes Wide Shut. Comunque, sì, la traccia finale di questo film, cantata al soprano, anche in questo momento mi sfugge il nome, si chiama Vocalize, ed è una traccia sublime per quanto mi riguarda. Secondo me la dovrei anche interpretare in futuro, quando devo dire l'anniversario di uscita di questo film. Tra l'altro, anni fa, diciamo, stavo provando anche con la figlia, la mia professoressa di musica, la mia insegnante di musica, che è, diciamo, diplomata in canto lirico. Sono l'avido da un po', quindi non ricordo esattamente però proprio riguardo su cosa, se è diplomata, eccetera, queste cose. Comunque consiglio il pezzo anche per chi non ha visto il film, perché è davvero straordinario, ma Wojciech Kilar in generale, proprio un gran compositore, insomma anche il Dracula di Bram, il Dracula di, aspettate, di Francis, no, il Dracula comunque il 92, con anche Gene Hackman, no, Gene Hackman, Gary Oldman, scusate, ma devo parlare talmente tante cose che mi sfuggono parecchie,
Non ricordo però il regista di questo Dracula. Comunque, questo, forse di Bram Stoker, il terzo romanzo di Bram Stoker. Comunque, il Dracula, quello lì, appunto, con, ha detto Gary Oldman, e Winona Ryder, Keanu Reeves. La colonna sonora di quel Dracula è sua. E tra l'altro, il pezzo, che in questo momento non mi ricordo il titolo, ma c'è un pezzo che è stato utilizzato anche per parecchio tempo nel programma Affari tuoi di Rai 1. Infatti all'epoca mi ricordo che cercai con insistenza questo pezzo che mi piaceva tantissimo. E sì, non ricordo il titolo in questo momento, ma un pezzo con il rullo di tamburi molto pesante. E però anche in generale, anche se non diciamo visto tutti i film in cui è composto, comunque composto le musiche, Wojciech Kilar è un altro grandissimo compositore, Fader e Fader Kolbe Spreeakkinj qui The Truman Show è suo il pezzo che ha interpretato in questi tre pezzi. E se ho letto bene, in questi giorni praticamente questo padre salvò un, se non era un soldato, un amico, in un campo di battaglia nella seconda guerra mondiale, e per questo poi il pezzo è stato composto in suo nome. Quindi grandissimo pezzo, anche se forse potrei anche sbagliarmi, la storia potrebbe anche non essere esattamente così, ma questo mi pare di aver capito di sfuggita. Sì, e quindi davvero un pezzo straordinario, uno dei più belli di questa colonna sonora. Ma quale pezzo non è bello di questa colonna sonora? Sì, diciamo che Here We Go for Our Video Tools of the Day, questa parte è una parte, diciamo, in realtà integrativa al video di oggi. E vorrei solo dire che praticamente, avete visto la seconda parte sulle dedicate Truman Show, ma è inutile che vi spiego, già avete capito se avete seguito anche il primo video, perché praticamente all'anniversario di Truman Show ho caricato questi tre pezzi da stile il 5 giugno 98 in USA, il 1 giugno sempre in USA, è la prima del film, e quindi in onore di questo anniversario ho interpretato tre pezzi, in realtà forse anche quattro. Comunque oggi mi sembra che avete visto il secondo tramite il preview all'inizio di quel video, che poi in realtà l'ho fatto l'altro ieri, quindi questa è l'ultima parte di quel video dedicato a The Truman Show, perché era un po' lungo e l'ho diviso, diciamo, in tre parti. Ad ogni modo, questa è un'altra parte aggiuntiva, quindi è un video pensiero anche di oggi. Volevo dire che praticamente ieri c'è stato un concerto, cioè stanotte, tra ieri e stanotte c'è stato un concerto di Vasco Rossi a Napoli. Ovviamente, come Vasco Cosa? Rossi fa sempre i tour in concerto, in genere si chiamano Vasco Non Stop, così. Concerti, e ieri appunto è stato allo stadio qui di Napoli, lo stadio Maradona, la prima volta con il nome Maradona, che quando è venuto si chiamava sempre San Paolo, e appunto ovviamente avrà fatto sempre un grande concerto nei suoi 70 anni, fatti poco fa, tra l'altro, lo scorso 7 febbraio. Comunque ho pensato in realtà di fare questa cosa di improvvisare, cioè non improvvisata, ma di ricaricare una mia interpretazione di uno dei pezzi che gli dedicai per il tributo per i suoi 70 anni, appunto video in descrizione, diciamo. Un video tributo contenente vari pezzi, tra l'altro dedicare anche un video tutto qui proprio a lui per il suo compleanno. Magari andatelo a vedere se volete. Comunque, diciamo, ho deciso di ricaricare, quindi in forma separata, solo un pezzo tra questi, tra di quelli che interpretai per questo suo tributo, che penso poi è quello che venne meglio. Comunque, Vita Spericolata, versione live San Siro 2003, con una grande introduzione di Alberto, grande tastierista, ce l'ha da diversi anni. Suo, che okay, della sua band, che è Alberto Rocchetti, detto anche il lupo maremmano. Sì, questa intro è fenomenale, forse io ve l'ho mostrata anche dopo i preview di The Truman Show, appunto, perché poi dopo incomincia il pezzo. Comunque, veramente straordinario. Appunto, mi sono sentito di fare questa cosa, di ricondividere questa mia interpretazione, che effettivamente tutti i pezzi che interpretai in quel tributo per il suo compleanno, come ho detto, credo sia uno di quelli che viene meglio, forse insieme a Sally, Vivere una favola. E è già un'altra canzone molto recente, una decina di anni fa, il 2011, se non sbaglio. Comunque, spero che a qualcuno è piaciuto. Per altre informazioni, però, leggete la descrizione del video, perché ho spiegato tutto lì. E poi, soprattutto, anche la descrizione del tributo che gli dedica a lui, perché là c'è scritto. Nel senso che lì, diciamo, in quel video ci sono scritte molte più cose, perché ovviamente fu un video fatto pochi giorni dopo, cioè insomma il suo compleanno, caricato una decina di giorni dopo, però proprio per il suo compleanno, che abbiamo detto i suoi 70 anni, era un grande compleanno, e quindi ci sono scritte ancora più cose, anche se la descrizione del video ieri, poi ho detto forse qualche altra cosa che non dissi, mi pare, non scrissi in quel video lì. Comunque le consiglio entrambe, ma diciamo
Vedo già il video, l'altra metà è lungo, quindi vorrei dire più cose, forse qualche altra cosa, appunto. Credo di aver detto tutto, ma dico sempre io, se mi venisse appunto qualche altra cosa in mente, la aggiungo in descrizione. Sì, have a great day again.